Salve a tutti, sono DaganMind e quest'oggi vi insegnerò come creare un'azione su Photoshop. Quindi, sigla! Un'azione è un insieme di vari comandi inseriti su Photoshop che permettono appunto di ripeterla in un futuro su altre fotografie o su più fotografie contemporaneamente. L'azione è spesso utilizzata dai fotografi, ad esempio, per inserire il proprio logo su centinaia e centinaia di fotografie contemporaneamente. Il procedimento è molto semplice e veloce da realizzare. Andremo ad utilizzare Photoshop aiutato da Bridge. Quindi apriamo subito Photoshop e apriamo un nuovo progetto importando la nostra fotografia, in questo caso orizzontale. Dopodiché clicchiamo su questo tastino qui e se non ce l'avete cliccate su Finestre e Azioni. Fatto ciò andiamo a cliccare sulla cartella che ritrovate in basso per creare una nuova cartella e rinominarla ad esempio logo foto orizzontali. Bene, cliccate sul tasto alla destra del tasto della cartella di prima per iniziare a creare una nuova azione e far partire la registrazione di essa. Quindi qui dovete dar sfogo alla vostra creatività, non alla mia come potete vedere che quest'oggi è abbastanza limitata. Vi basterà cliccare sul tasto stop per salvare l'azione in modo da poterla riutilizzare in un futuro o su più fotografie. Questo è un esempio di una delle azioni che utilizzo nelle mie fotografie. Benissimo, andiamo a vedere quindi come inserire la nostra azione su più fotografie. Andate ad aprire Bridge, selezionate due o più fotografie della stessa dimensione della fotografia sulla quale avete creato l'azione e cliccate in alto su Tools o strumenti, Photoshop, Image Processor. Fatto ciò vi si aprirà una finestra sulla quale potete decidere le dimensioni del file, il nome, la destinazione, il tipo, se JPEG o PSD. Quello che ci interessa a noi è il punto numero 4, preferenze, dove andrete a selezionare la vostra cartella e la vostra azione. Quindi cliccate su Run per far partire... Per far partire il treno in modo da perderlo e arrivare tardi alla stazione. Ed è così che Photoshop elaborerà le vostre immagini da solo. Quindi il tutorial è finito, spero vi sia piaciuto e se vi è piaciuto vi invito a cliccare il tasto iscriviti in modo da restare sintonizzati sempre su questo canale, sulle nuove news, i nuovi video eccetera eccetera. Vi saluto a tutti e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tutorial dedicato ad After Effects. Bella ragazzi!